Ciao ragazzi, datemi conferma se mi vedete, mi sentite bene. Ciao Enrico, ciao Marco, ciao Parco, ciao a tutti, ciao Dani, Andrea, Stefano, Antonio. Io faccio il drago in antifica, entro subito, top. Bene ragazzi, aspettiamo un paio di minuti per vedere, aspettare un po' di gente, tanto io mi sono collegato 2 minuti prima, anche perché non sono molto pratico con le live di YouTube. E bellissimo quel buto d'oro. Grazie, Fra. Tutto a posto. Beh, siamo abbastanza. Lo so che c'è un minimo di eco, è che sì, sto facendo le live comunque col telefono e quindi non è attaccato al microfono, ma in teoria ieri ho provato a rivederla lei con girato, in realtà si sente abbastanza bene. Allora, come boh, molti di voi già sapranno, avranno visto come su Instagram, sul corso di magia, sul gruppo Facebook, oggi vedremo assieme tutto quello che riguarda il push off second deal, ok? Quindi vedremo come farlo, come lo faccio io. Consigli, lo alleneremo un po' assieme, quindi anch'io mi metterò qua ad allenarlo, voi assieme a me a casa, se avete qualsiasi dubbio o cosa mi chiedete, io cercherò comunque di aiutarvi e dopo vedremo magari anche un po' di applicazioni per usarlo come controllo, come forzatura, qualche gioco, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, boh, dai, ci siamo. Allora, cos'è il second deal? Il second deal ci sono due tipi di second deal, lo strike e il push off, ok? Di base non è nient'altro che una falsa distribuzione che ci permette di distribuire la seconda carta, ok? Quindi viene da sé che questa cosa ci permetterà di fare molte applicazioni, appunto che sia per fare una falsa conta, così come una falsa distribuzione, un gioco, una forzatura, eccetera, eccetera. Il push off, che è quello che io personalmente uso, che ho più allenato e che veramente è un'arma secondo me potentissima che ci tira fuori da situazioni magari un po' difficili, e prevede semplicemente di andare a spostare due carte e nel momento in cui vado a prendere la carta in cima, coperta anche dalla mano, tira indietro, viene tirata indietro dal pollice e si afferra la seconda carta. Ok? Tan. Tan, 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 tan. Per ciò che sia comunque illusiva, la cosa ovviamente è fondamentale il timing, ok? Non è importante che le carte nel momento in cui le spingiate vengano precise precise spostate assieme. Non ci interessa niente, anche perché noi quando distribuiamo le carte normalmente non è che ci preoccupiamo di questa cosa qua, ma il timing, perché comunque verrà coperto da mano e comunque il mazzo, dopo dipende ovviamente dalle situazioni e dalle variazioni, ma verrà leggermente inclinato verso di noi, poi in questa maniera ovviamente non vedete cosa accade davanti, non troppo perché sennò potrei rischiare di flashare qualcosina, però ripeto, sono più pare da maghi. Quindi l'importante è il timing, ok? Tan, tan, tan. Soprattutto tirare indietro la carta nel preciso momento in cui vado a ferrare la carta sotto. Ok? Tan, 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 tan. E potete farlo anche relativamente lento, ok? Non è necessario doverlo fare velocissimo perché non serve, a mio avviso. Anzi, e te che le domande? Cancelli la live o la tieni? No, la live dopo verrà tenuta sul profilo. Ciao Florinda, ciao Mattia. Quindi adesso proviamo insieme, provate con me, proviamo un po' a allenare il second deal, perché questo vuole essere proprio degli allenamenti, così come si fa allenamento di basket, allenamento di calcio, allenamento di magia, ok? Vedremo di volta in volta varie tecniche, varie cose comunque che mi verranno scelte comunque a priori, ed è un modo per allenarsi anche assieme, in compagnia, per non star soli a casa, che magari non si ha troppa voglia o dopo un po' viene presi da
dal sconforto, soprattutto magari se non si ha troppa confidenza con la tecnica. Ok, quindi sono qua proprio per questo, per aiutarvi, qualora adesso provate con me, magari non vi viene, mi dite cos'è che non vi viene, magari cerco di darvi qualche consiglio. Allora, io personalmente, ok, quello che faccio è il pollice va quasi in cima al lato, diciamo, superiore, lato corto superiore, ok? Quindi non spinge in centro, ma spinge quasi al bordo del lato corto, ok? E va ad afferrare la carta sotto. Tum, 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 tum. Ripeto, non state a focalizzarvi sulla velocità, ok? Ma pensate al movimento. Quello che ho fatto anche un video, non è ancora stato caricato, ma quando io studio una nuova tecnica e non solo, ok? Affinché il corpo, comunque la mano, acquisisca il movimento nel minor tempo possibile, devo pensare a quello che faccio. Cosa vuol dire? C'è inutile che io provo a caso, ok? Avendo sì dei concetti di base e provo, ok? Magari una volta viene, una volta no, due sì, una no. Pensate proprio in maniera lentissima a come è posizionato il mazzo all'interno della mano, come è posizionato il pollice, quanta pressione mette il pollice nello spingere, dopo le dita sotto comunque aiuteranno un po' a correggere eventualmente le carte che spingo in eccesso, e però se io riesco a collegare il cervello a quello che realmente sta facendo la mano in quel preciso momento, nel momento in cui la tecnica verrà precisa, ok? Io saprò realmente cosa ho fatto affinché il risultato sia ok. Perché se io lo faccio a caso, ok, viene, dico figo, ok, figo, ma cioè, cosa ho fatto? Non lo so, ok? Quindi se io con questo concetto, ma nelle carte, ma nella vita, penso di base, non è una cosa difficile, ma penso realmente a quello che faccio, sicuramente riuscirò a acquisire prima la tecnica. Anche perché ricordatevi che comunque nel momento in cui andrò a performare, a fare una qualsiasi tecnica, non è che dovrò pensare, ok, devo fare un push off second deal, quindi devo fare questo, questo, questo. Deve essere una cosa che viene ovviamente automatizzata, ok? Quindi ci deve essere memoria muscolare. La memoria muscolare è una cosa che si acquisisce con veramente centinaia, se non migliaia di ore di pratica, ok? Però il fatto di pensare a quello che si fa, soprattutto nella prima fase dove si cerca di acquisire le basi della tecnica, ci permetterà di accorciare i tempi di apprendimento. E se di Trieste sì, ci parli un po' di palestra, no, in un'altra sede, e grazie a questa live perché questi fondamenti sono molto utili. Quindi ripeto, se avete domande tecniche nello specifico, fatemele. Adesso quello che voglio che proviamo a fare tutti assieme, prendete il mazzo di carte e semplicemente distribuiremo ogni tre carte un second deal. 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ma veramente in maniera lenta. Cioè può essere anche questo, eh? Ok? Questo non mi interessa la velocità di esecuzione, ma ci interessa acquisire la tecnica. Ok? Quindi proprio a modo di allenamento, perché l'unico modo per imparare è praticare, provare, so che questo è noioso, ma il motivo di queste live è proprio anche renderlo meno noioso, perché siamo tutti insieme, siamo in 30 persone, non ci sentiamo magari deficienti a essere là a fare tan tan tan, ma sapete che ci sono altri 29 deficienti come voi davanti allo schermo a provare una tecnica. E ciao Antonio, la live verrà lasciata sul profilo, sul canale, sì. E quindi proviamo tutti assieme, ok? Fino a esaurire il mazzo, dopo scrivetemi se ce la fate, non ce la fate, cosa avete problemi. Facciamo 1, 2, 3, second. 1, 2, 3, second. 1, 2, 3, second. 1, 2, 3, pam. 1, 2, 3, pam. Ok? Fino a esaurire il mazzo. Non pensate alla velocità. Ok? Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.
tum, 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 tan, 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 e sono finite. Ok? Quindi, ciao, se non so se l'hai già detto, ma sono entrato ora. Potete spiegare come si esegue questa tecnica? Adesso rivediamo un attimo. Secondo te aiuta il mazzo per fare il second deal, tipo le Republic? Figo il tutorial di oggi, grazie Florinda. Allora, e adesso la tecnica, rivediamo un attimo in velocità. E allora, il mazzo non è tanto la marca del mazzo, ovviamente sono delle carte di qualità comunque buone, in tela, non plasticaccia. Sicuramente avere un mazzo di carte nuovo, cioè più nuovo è, meglio è, perché le carte ovviamente scivolano molto meglio. Perché se sono delle carte già, diciamo, usate, staranno più incollate da loro, tra loro, e la tecnica risulterà comunque più complessa da eseguire. Anche per il bottom deal, ok? Ma che lo vedremo un'altra volta, che è la descrizione del fondo, se le carte sono vecchie e appiccicatrice, diventa tutto molto più difficile. Quindi, a seconda di per dire una doppia presa, viceversa, è molto più semplice farlo con un mazzo un po' più usato rispetto a un mazzo completamente nuovo. Quindi, a seconda delle tecniche, ci sono pro e contro nell'usare un mazzo un po' usato o meno. E per quanto riguarda, adesso ci arrivavo infatti, Magician, ovviamente per un discorso proprio di nascondere tra virgolette la mossa, è ovvio che avere un qualsiasi tipo di mazzo che non ha il bordo bianco ma è completamente, vediamo, dovrei avere qua un mazzo a caso, per intenderci, tipo questo, viene da sé che ovviamente diventa tutto molto più invisibile, ok? Soprattutto per il strike second deal, che è un altro tipo di second deal che io sinceramente non ce l'ho allenato, cioè so come si fa ma non ce l'ho allenato, e in ogni caso sicuramente maschera di più avere il mazzo senza bordi. E quindi siete riusciti a fare un 2 3 1, dai, ancora una volta tutti assieme. Ciao, mi faresti rivedere il movimento del pollice che riallinea la carta sopra, perché immagino debba fare lo stesso movimento anche quando distribuisco da prima. Allora, vediamo un attimo, visto che mi hai chiesto più di uno, la tecnica. Quindi io ho il mazzo in posizione di servizio, ok? Io il pollice lo tengo quasi in linea, cioè quasi sul bordo del lato corto superiore, quindi non basso ma qua. E il pollice inizia a spingere, ok, dal lato. Come dicevo prima, non è fondamentale che le carte vengano spinte allineate, ok? Perlomeno in questa, per questa versione di second deal. Infatti quello che faccio io è il pollice appoggia sulla prima carta, ok? E nel momento in cui si muove appena appena la prima, stendendo il pollice, la seconda parte del polpastrello inizia a spingere la seconda. Ok? Però avrò sempre contatto con la prima carta, che mi servirà nel momento in cui andrò a prendere la carta sotto, a tirare indietro la carta in cima. Tan, tan. Lo faccio con la carta girata di faccia. Tan, 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 tan. Vedete che se io questa cosa già mi metto un po' girato verso di me col mazzo, non questo, ma semplicemente un po' inclinato, vado a comunque nascondere il fatto che le carte non sono completamente allineate, ok? E ciao Mago Daniel, ci parli di psicologia e magia? Sì, ma non in questa sede. Oggi vediamo nello specifico il second deal push off, adesso lo alleniamo un po' e dopo vediamo un po' di applicazioni, forzature, giochi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ancora una volta, 1, 2, 3, second, 1, 2, 3, second, 1, 2, 3, second, tan, 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 tan. Se riuscite, cercate a mantenere lo stesso ritmo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e stop. Ok? Ciao Florinda, e alla prossima. Come hai fatto ad essere così bravo in magia, anche se fai magia relativamente da poco? Non sono un supereroe, semplicemente ci dedico veramente tante, tante ore.
Il lockdown ha aiutato perché marzo, aprile, maggio erano 3 mesi chiusi in casa e non facevo altro, però di base, nel momento in cui una cosa che comunque mi piace non mi pesa e quindi sì, l'unico segreto è la costanza e la pratica e il fatto che dicevo prima di pensare a quello che faccio. Quello mi permette sicuramente di accorciare i tempi di acquisizione sulle basi quando inizio a imparare una tecnica, ok? Che ovviamente sembra una cosa scontata, sia ovvio anch'io penso quello che faccio, però intendo penso, quindi proprio penso a cosa fa un dito, quante pressioni ci metto, eccetera, eccetera, eccetera. Perché questo mi permette di capire realmente cosa fa la mia mano nel momento in cui la tecnica viene eseguita in maniera corretta, e così facendo il cervello riesce a memorizzare prima e acquisire anche prima a livello di memoria muscolare. Altra piccola cosa che ci tengo a sottolineare è questa tecnica, ma in realtà qualsiasi tecnica, ovviamente che sia un tutorial, che sia un libro, indifferente dove la vediate, vi verrà spiegata con dei principi, ok? Come l'ho imparata io, come l'ho imparata Jack, cioè nessuno nasce imparato. Però, ripeto, non focalizzatevi se non è il 100% uguale a come la faccio io, come la fa Jack o come la fa indifferentemente chi, perché comunque dopo ogni tecnica deve essere adattata a quella che è la vostra mano. Quindi se voi, cioè quello che è importante è il risultato finale, cioè a me in questo caso il push-off second deal cos'è? Una falsa distribuzione che mi permette di distribuire la seconda carta anziché la prima, ok? Quindi se io trovo un metodo che mi permette di farlo in maniera corretta, che sia comunque invisibile, impercettibile, ma tecnicamente le mani e le dita fanno qualcosa di leggermente diverso da quello che avete visto, non è un problema, cioè non andate in paranoia per questo. E dove le prende le carte? No, Trieste assolutamente no, tutto online o me le mandano comunque. Se avete col codice PIT potete acquistare sul sito della Servente col 10% di sconto, però di base compro tutto online. E allora proviamo a fare una cosa più difficile, ok? Adesso non so quanti di voi ce la fanno, non ce la fanno, se avete difficoltà provate ancora a fare 3 normali e un second deal. Adesso proviamo a fare invece 3 second deal e una normale, tan, tan e normale. Quindi 3 second deal, tan, tan e una normale. Questa era già più difficile, quindi fatelo anche lento, tan, 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 second, 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 normale. Second, 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 normale. Second, 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 normale. Andiamo avanti così fino a finire il mazzo. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum. E boh, sono finite. E proviamo di nuovo stessa cosa. Quindi, tan, 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 normale, tum, tum, tum. Non pensate alla velocità, ma pensate a quello che fate, pensate cosa fa il pollice, cosa ci mette, le dita sotto, eventualmente se spingo troppe carte vanno un po' a correggere, ok? Perché il pollice spinge fuori e in verità il medio e l'anulare non è che spingono, ma comunque facendo pressione un po', le carte scivolano sopra, quindi questo polpastrello blocca, diciamo, a un certo punto, una volta passate le prime due, spingi un po' su, così evito di muovere la terza carta, tan tan, e dopo si blocca. Vedete che se io faccio tum tum, e dopo qua posso anche spingere, ma non può andare la terza carta perché è bloccata dal polpastrello, ok? Quindi anche le dita sotto hanno un ruolo. Tu, 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 tu. Very, very good. Come va? Aspettate che apro un attimo, ho un caldo. Bene. Come va? Datemi qualche feedback. State provando? Ce la fate? Non ce la fate? Fatemi sapere. Avete problemi, domande, questioni?
Ciao bello, un tutorial su un color change, faremo. Bene, fighissima sta live, grande Tommaso, sono contento. Bene, ce la sto facendo per ora. Ok, difficilino, insomma Marco, non è facile, però fidati che... Cioè questo comunque è l'hackam perfetto, eh. Cioè nel senso, al di là di usare gimmick, usare altri mazzi, mnemonica, cose strane, però viene da sé, capisci che è ovvio che anche là, se ho fatto un hackam usando il second deal, dovete sperare che non mi dicano 37, cioè tutto si fa, però è ovvio che inizia a essere, quindi sta voi un po' giostrarvela nel momento in cui con le parole, quando chiedete a uno spettatore, ok guarda dimmi il numero, non troppo grande perché sennò, cioè trovate qualsiasi scusa, ma fate in maniera tale che non mi vada a dire 36 o 41, dopo eventualmente si fa comunque, però dovreste essere ben allenati per fare 41 second deal senza intopparvi. Però capite bene che usando sempre il second deal, io dico guarda, quando vuoi 11 stop, ok? La guardi, la ricordi, si vede? Credo di sì, ok? Se la vai a lasciare in mezzo al mazzo, chiediamo un numero, supponiamo il 10, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 di picche. Qua tra l'altro ho utilizzato sempre la tecnica del push off second deal anche per controllare la carta, ma quello lo vedremo dopo. E sto iniziando a venire bene Daniele, dopo un po' che faccio il push off dovrei sistemarmi perché perdo il grip. Boh, quello è normale, a forza appunto di abituarti e vedrai che si risolverà, non preoccuparti. Io non riesco, se faccio solo second non è un problema, se devo alternare non riesco. Lo so perché però il fatto di alternare, diciamo che l'alternare già per uno che inizia a prendere confidenza, ti inizia a dare proprio, io addirittura di solito faccio, non so, uno, second, bottom, uno, second, bottom. Però diciamo che più riesci a variare, questa è una posizione ovviamente, cioè aumenta l'indice di difficoltà e adesso puoi anche provare a fare solo il second in maniera magari più lenta, se ti viene difficile, ok? E ho difficoltà a riallenare bene la prima carta, non preoccuparti, cioè nel senso, tan, a parte che allora, nel spingere, anche se non sono perfettamente allineate, zero problemi, ok? Ovvio che se è una cosa così, no, ok? Se tu tieni comunque l'indice della mano della posizione di servizio comunque supera il bordo corto superiore, ok? Quindi in verità nel momento in cui il pollice tira indietro vado a scivolare sull'indice e la carta facendo appoggio sul base del palmo della mano, qua del pollice sulla base e dell'indice si riallinea. Per quello dico, è ovvio che se inizia a farlo veloce magari la perdi, però facendolo lento, per cui dico pensa a quello che fai, vedi come che movimento deve fare il pollice e cosa devo fare affinché la carta si riallinei. Però ripeto, cioè tu comunque in verità non deve riallinearsi perfettamente, anzi io sto quando torno indietro sto sempre tengo un pelo fuori, diciamo il bordo della carta, perché così nel momento in cui spingo parte già in automatico la seconda. Tan, tan. Quando, perché alla fin fine questa parte, diciamo, del polpastrello è poggiato sulla prima, che subito dopo, come si estende, pinza la seconda. E nel momento in cui la seconda parte, faccio un po' più pressione con le dita sotto, in modo che non possono uscire più di queste due. Pensate a metterci comunque un po' di forza col pollice sul mazzo, cioè non deve essere una cosa troppo easy, ma il fatto di fare un po' di pressione nel momento in cui si inizia a muovere la seconda blocca la terza e spinge bene le altre due, quindi non preoccuparti se non è perfettamente allineata. Il bottom è stra difficile e sì, poi ci sono anche le varie versioni, io lo faccio in straddle ma lo uso veramente poco e è normale, si potrebbe fare in straddle grip. Allora, sì,
ci sono tanti che lo fanno in straddle, io sinceramente preferisco farlo normale, tanti si trovano meglio perché aiuta un po' a tenere allineata la carta, ok? Io di solito lo faccio in straddle se nell'allenarmi devo fare un bottom, un second, ok? Perché io il bottom lo faccio in straddle, però non è sbagliato il discorso che dicevo prima, cioè se voi viene meglio in straddle e Jack non lo fa in straddle, cioè non è che è sbagliato, cioè infine quello che è importante è che riuscite in quello che è l'obiettivo finale, ovvero distribuire la seconda anziché la prima. Quindi sì, assolutamente sì. Ciao Pitti, personalmente preferisco lo strike. Allora, tecnicamente sì, 100 volte lo strike è meglio, soprattutto se devi distribuire tante carte. Cioè, lo strike anche se lo dice 36 è un allenato, ok? È molto più, come dire, sicuramente molto più nascosto. E io non l'ho mai allenato, anche perché, ripeto, il secondino lo uso, cioè sì, faccio anche degli account, per l'amor di Dio, però più per altre situazioni, e però come tutte le cose va imparato in teoria, secondo me, tutti e due. Cioè più cose sai e meglio è, ti potrà tornare utile magari in questo momento, più bagaglio hai, più out avrai quando ti troverai in difficoltà, e più comunque aumenti il tuo bagaglio e quindi anche il tuo cervello e la tua mano è più allenata e sarà sempre più facile imparare tecniche nuove. E Madonna, ma come fai ad essere così bravo a fare magia da così poco tempo? Grazie Mara Cook. Ciao Peter, il bottom è stato difficile. Sì, l'ho detto prima, più difficoltà a spostare due carte. Prova lentamente, ok? Lentamente, non aver fretta, c'è anche così. Però pensa a quello che stai facendo, pensa a cosa sta facendo il pollice, pensa a come fare un'altra dita, pensa a quanta pressione ci metto, cioè pensa. Che carte stai utilizzando? Le Aristocrat. E con cosa registri? Adesso la live sto facendo con l'iPhone, i video con la Canon M50 che ho preso comprato da Jack. Non riesco a spostare sempre perfettamente due carte. E spesso si muovono anche tutte le carte e faccio un casino. Ci sta all'inizio anch'io, cioè nel senso, non è che io quando ho provato a fare il secondo, cioè ero come voi, cioè nel senso, mi spostava 3, 4, facevo uno, dopo non riuscivo, cioè forza di martellare, non farsi prendere dallo sconforto, ed è questo il motivo per il quale siamo qua, il fatto di adesso io parlo, ma rispondo alle domande, ma voi continuate a distribuire carte, tan, ognuno al suo livello, ognuno con la sua velocità, e... vero che non è sbagliato, però credo ci siano dei grip più naturali, oggettivamente migliori, perché ad esempio se faccio il push-off in straddle si nota che sto cambiando la posizione delle dita. No, infatti, cioè, importante è essere, cioè, io non sono mai in straddle, ok? Quindi preferisco tenere una posizione, diciamo, normale, ok? Se uno invece sta sempre in straddle, non passa, diciamo, strana come mossa, ok? Però, ripeto, cioè, cercare sempre, ovviamente, di essere il più naturale possibile. È ovvio che se siete là da un'ora che vi esibite, e dopo un certo punto dovete cambiare tutto il maneggio, tutte le cose per riuscire a fare una mossa, è ovvio che sì, non passerà proprio totalmente inosservato. E io sto dando lo strike mentre guardo la live, anche se non c'entra. Vai tranquillo, non è un problema, siamo qua per allenarci tutti assieme, quindi ci sta. Ci insegna il gioco con il second. E sì, beh, sicuramente il gioco top per eccellenza con il second ovviamente è la canna. Ma adesso aspettiamo ancora un quarto d'ora e dopo vi mostro una delle mie forzature che uso tantissimo sia in live che in camera, anche quando faccio su Omegle o faccio giochi che devo forzare una carta, 100% uso quello che dopo vi farò vedere, che secondo me è fighissimo, ok? Cioè, adesso al volo, supponiamo che devo forzarvi il jack di cuori, ok? Mi dico, guarda, quando vuoi mi dici stop qua, ok, lo guardi e lo ricordi, jack di cuori. Cioè, passa totalmente,
e non hai bisogno, cioè, può dire veramente stop quando vuole ed è fighissima. E anche live passa totale. E farai anche una live sullo strike? Oddio, forse sì, però prima assolutamente vedremo un altro, anche perché sinceramente, cioè, dovrei mettermi comunque, cioè, allenarmi di più sullo strike per poter essere utile anche a voi, ok? E gran cosa sta live, per farlo possiamo prendere un break fast. Era un break in devi. Comunque no, il break non ha senso, cioè nel senso, cioè non so se da lì per secondi non ha senso, ma neanche per la forzatura che ho fatto io non serve. Come hai conosciuto Jack? Beh, l'ho già detto in più volte, adesso non sto a dirlo qua perché adesso non perdiamo un sacco di tempo. E per i controlli anche buonissimo, ci sono diversi modi per controllare con il second. Per il second deal possiamo usare un break. Non so cosa intendi, ma di base no, cioè nel senso non ha senso, cioè quello di stare un break, cioè nel senso no, comunque no. E dai, proviamo ancora una volta, più difficile, un second è normale, second normale, second normale, ok? Quindi ta 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 ta. Importantissimo, come dicevo all'inizio, per ciò che la tecnica risulti illusiva, è il timing, ok? Quindi la parte forse più importante è il momento in cui trascino questa carta indietro, che deve essere simultaneo al momento in cui tiro giù, ok? Tan, uno nasconde l'altro, tan, 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 ok? Come nel rabadab, come dire, cioè ci deve, affinché sia efficace, a parte che non lo faccio benissimo, ma ci deve essere quel momento in cui, cioè se io vado a tirare questa indietro troppo presto, troppo tardi, ovviamente flescia. Se io la faccio vedere nel momento in cui chiudo le dita, vado via, ok, capite che è tutta un'altra cosa, e soprattutto perché deve essere questa mano che va indietro, ok? Cioè non devo stare fermo qua, ma è come se andassi veramente a prenderla. E usi il second deal nella carta ambiziosa? No, sinceramente no. E giusto per capire, la mano con le carte, la mano con le carte si muove mentre la mano che afferra la seconda carta le mette sul tavolo, la si tiene ferma. Sì, cioè ferma, di base sì, è questa mano che va e viene, però di base anche questa non deve essere questa cosa qua, ok? Nel bottom si usa, c'è un discorso di triangolo, ok? Dove vado a far sempre questo, tutte e due le mani si avvicinano in modo che prendo, tan, e maschera è un po' più, adesso così ve lo sto facendo aperto, cioè alto, in modo che capiate, quindi si vedranno queste due dita alzarsi, però nel second deal in verità di base sicuramente questa sta più ferma di questa, ma cioè voi dovete simulare sempre che state distribuendo le carte, ok? Quindi un'altra cosa, cioè voi guardatevi allo specchio mentre distribuite le carte, ok? E in teoria se vi guardate allo specchio mentre fate un second, che stavo facendo adesso, in teoria non dovrebbe esserci differenze, cioè non si dovrebbe notare la differenza. Quindi se io nel distribuire una carta normalmente faccio questo, nel fare il second, se faccio questo, andrà benissimo, ok? Perché comunque non stona, perché sarà comunque in coerenza con quello che ho fatto fino a prima, ok? Quindi voi dovete guardarvi allo specchio e vedere realmente, o vi filmate,
e dovreste riuscire a fullare, a fullarvi da soli, ok? Cioè non sapere neanche voi guardando il vostro video se sto dando la prima o la seconda. Cioè nel momento in cui fullate voi stessi, fullate chiunque. E sei un talento assurdo, grazie Devin, non credo, se presente ci mette impegno e costanza. Comunque grazie. Usi secondina? No. Pulitissimo, grazie bro. Sasha, carta ambiziosa? No. Giusto per capire quello che ho già letto. Come fai a fare le live? Sto facendo col telefono con Streamlab. Ciao Pitti, c'ero anche ieri alle live. Grande Sofia. Mario Risso, ciao, mi saluti. Ciao Mario. Allora, come siamo? Voi vi state allenando? Ce la fate? Datemi qualche feedback, dai. Dove ho un sorso d'acqua? Dai, proviamo. Adesso, ognuno con la sua velocità, ok? Che può essere a 0 all'ora o più veloce, non velocissimo. E proviamo a dare sempre un second, ok? Ma veramente, magari iniziate lenti e dopo magari proviamo a accelerare. Cercate di tenere il ritmo. A prescindere dalla velocità, mantenete il ritmo. Se non sono in video, com'è? Cioè, visto sembra un second. È ovvio che c'è solo una cosa che a differenza del distribuire, ecco adesso l'ho perso, mancavano 4 le carte, normalmente c'è un'incongruenza che di solito nel distribuire le carte il pollice si alza e si riabbassa, nel second no, ok? Perché non possiamo alzare il pollice, mentre nello strike, uno che fa bene lo strike, quello che fa è che simula anche questa cosa qua. Ma ci sono fidati veramente pochissimi prestigiatori che lo fanno o che comunque riescono a farlo. Però potete sgamare un second o una cosa normale dal pollice che si, se si stacca o no dal mazzo, ok? Perché vedete che quando faccio normalmente questo si stacca perché torna indietro per spingere. Invece noi con il fatto che dobbiamo ritrascinare indietro ci troviamo già in quella posizione, quindi non ha senso fare questa cosa qua, ok? Quindi secondo normale, vedete che il pollice si stacca, secondo non si stacca, normale si stacca, ok? A me esce poche volte, una volta che mi viene bene. Bravo Riccardo, continua così, insisti. Mi sembra che mi venga meglio se la carta da forzare la metto seconda. Così la prima la salvo da sopra. Ah sì, boh, ci può stare, non è un problema. Tu parti con la prima e dopo... Cioè l'importante è che tu sappia dov'è e faccia in modo che riesci a controllarla. Cioè non è nessun tipo di... Non è un problema, ripeto... Stesso cosa che ho detto prima, non è che è sbagliato, cioè se tu per fare quello che devi fare ti trovi meglio così, fallo così. E la scarta mi scappa dalla base del pollice, ma tiene normale, ci vuole solo costanza e allenamento, come tutte le cose. E no, non sembra un second. Bene, grazie Tommaso. Sei mai stato all'Aquila? No. Cerca di continuare le volte che sbagli, quello che lo fai giusto per capire cosa sbagli. No, esatto, cioè, anche se anch'io mi capita, cioè, nel senso di sbagliare, anche se succede niente, cioè continuo, cioè, soprattutto in questa situazione in cui vi state allenando, perché se qua vi viene 5 su 10, mentre vi performate viene 1 su 10, perché ovviamente c'è la tensione, c'è la paura, ci sono tanti fattori, ok? Quindi è ovvio che adesso... Poi perché non c'è la paura, non devo confrontarmi con nessuno, chi se ne frega se sbagliate, ok? L'importante è provare. Cioè io veramente in quarantena, la prima quarantena, marzo, aprile, maggio, avevo iniziato a leggere, come si chiama, di Arnesi, il libro Expert Hand Technique, il tavolo del gioco, sul mio corpo mi confondo con un altro libro, e mi ero fissato sul second e
cioè io mi svegliavo alle 8 di mattina e stavo fino alle 8 di sera a fare sta cosa qua. Quindi capite che è normale che, cioè, l'ho imparato, una persona, chiunque di voi lo impara. Cioè, se voi adesso vi mettete 10 ore, non 10 ore basta, 10 ore al giorno per 10 giorni a far solo questo, dal mattino alla sera, è ovvio che bisogna essere un po' autistici magari, però capite che viene da sé che lo impariate, cioè nel senso non c'è nessun trucco, non è che è un talento o cosa, semplicemente faccio. E Jack, queste cose uguali come me, cioè nel senso è questione di carattere, cioè se devo imparare a fare un pass, mi metto là, sto così, chiudo, adesso chi se ne frega della copertura, ovviamente non andrebbe fatta in questa visuale qua, però a forza di fare, e dopo è ovvio, so, sei là, giochi, guarda cos'è, otto di fiori, ti piace? Si trasforma, continuo, guarda cos'è, otto di fiori, si prende, si lascia da qualche parte nel mazzo, circa in centro, e guarda, facciamo così, cioè capite, dopo, cioè questo diventa allenamento, diventa anche divertente, ma è quello che mi permetterà poi di improvvisare, dopo semplicemente nel giocare cazzeggio, faccio un po' di qua, un po' di su, un po' di giù, ok, l'otto di fiori, basta strofinarlo così, che si trasforma in Jack di picche, ma dura solo un attimo, perché se la strofini si trasforma, però ancora una volta lo prendi, lo strofini, diventa ancora il Jack di picche, cioè assurdo, ancora una volta se soffi torna di nuovo l'otto di fiori, cioè capite che voi provate tante cose, dopo diventa anche quasi divertente, ed è quello che faccio, che quando mi esibisco è una prova grossa, veramente faccio il mago per professione, però quando fate dei giochi, cioè al di là dei soliti giochi che conoscete, però il bello è proprio improvvisare. C'è il video che è uscito sto mese sul corso di Jack, del Jazz Magic, c'è quella secondo me è vera magia, c'è veramente improvvisare, carpe diem, colgo l'attimo, vedo tutto quello che mi può essere utile per fare qualche miracolo, per creare l'impossibile, la persona va in bagno, gli infili qualcosa nella giacca e mezz'ora dopo gli fai un gioco e non risalirà mai più che mezz'ora prima è andato in bagno e tu gli hai messo la carta, ok? Però per quello più armi avete a disposizione, adesso stiamo un po' sviando, ma adesso che sia il secondo livello, e più riuscirete a creare magia, ok? E la presenza della mente è la base di tutto, esatto Antonio, come in tutte le cose ovviamente, non solo con la magia, cioè qualsiasi cosa, che sia il lavoro, che sia lo sport, la palestra, cioè qualsiasi cosa, nessuno regala niente. E allora vediamo un attimo adesso un controllo che può essere fatto col second, ok? Ce ne sono diversi. Allora, ovviamente il primo potrebbe essere anche semplicemente, guarda, quando vuoi mi dici stop, qua, ok, il re di picche, ovviamente in questa situazione deve essere magari un gioco dove posso anch'io vedere la carta, ok? Re di picche, lo rigiro, mentre lo rigiro, dico, ti piace o vuoi cambiarla? E intanto alzo lo sguardo, mentre quello alza lo sguardo mi guarderà. Lui può anche dire vuole cambiare, non ci cambia niente, ma si dice la tengo, ok, la facciamo così, la lasciamo da qualche parte nel mazzo, ok, e la controllate in cima. Mi dice voglio cambiarla, non cambia niente, cioè stop. 5 di cuori, ti piace o vuoi cambiarla? La cambio, ok, guarda, qua, ti piace o vuoi cambiarla? La tieni? Ok, guarda, lasciamo da qualche parte nel mazzo e la controllo in cima, ok? Quindi, cioè, credo sia stato molto chiaro, visto che stiamo affrontando questo discorso, cosa è successo, cosa ho fatto. Semplicemente si gira una carta, 7 di quadri, nel momento in cui vado a metterla qua, faccio un second, la carta è rimasta qua, butto tutto sopra e la carta l'ho controllata in cima. Questo è una cosa, tra virgolette, molto banale e semplice, ma è potentissima. Soprattutto in mezzo alla gente, cioè, ricordatevi che è molto più difficile fare magia in video che non davanti alla gente. Davanti alla gente potete
essere voi stessi, potete comunicare, potete distrarre, cioè potete fare tutto quello che volete. Cioè, in video è ovvio che uno si mette 0,25 velocità, guarda mille volte, deve trovare l'angolo giusto, ma nella realtà è tutto molto più semplice. Sta solo a voi lasciarvi andare e non avere paura. Dopo si sbaglia, cicce. Però anche là si sbaglia, c'è modo e modo poi di venirne fuori. Cioè, anche a me è capitato di sbagliare, c'è mai quelle cose proprio da figura di cacca, ma poi ne vieni fuori. Infatti non, cioè, tu sai di aver sbagliato, ma non farlo capire agli altri. E mi saluti? Certo, ciao Riccardo. Quindi, rivediamolo. Passo un po' di carte, lo spettatore veramente mi dice stop quando vuole. Ok, supponiamo qua. Asso di quadri. La riprendo, come sto per girarla, alzo lo sguardo e dico ti piace o vuoi cambiarla? Ok? E intanto già qua mi preparo, perché tanto che vada avanti perché mi dice voglio cambiarla o che devo lasciarla, io intanto comunque mi preparo, ok? Se mi dice ok, guarda, la andremo a lasciare qua, da qualche parte nel mazzo, squadro, ok? E la carta sarà già in cima. Se mi dice che vuole cambiarla, io passo un po' di carte, stop, qua, ok, tre di quadri, ti piace o cambiarla? La cambio, ok, guarda, nessun problema, dimmi stop, check di cuori, ti piace? Sì, ok, dai, allora, lasciamo così da qualche parte nel mazzo e l'ho controllata in cima. E vi è chiaro? Le usavate già o magari le conoscevate, dopo che magari tanti di voi o tutti, non lo so, comunque sono tutti dei live, comunque fanno il corso di Jack, tante cose ovviamente già le conoscono. E invece un altro controllo, cioè una forzatura, scusate, per questo era un controllo, una forzatura che faccio, diciamo quel second push off, che in realtà non è un second, però la tecnica è la stessa, è la medesima. E io parto con una carta qualsiasi già in cima che io voglio forzare, la donna di fiori, o semplicemente perché devo dare una carta che io devo conoscere, e a quel punto io ti dico guarda, quando vuoi mi dici stop qua, ok, donna di fiori. Mi avrebbe detto stop dopo, donna di fiori, ok? E credo siete d'accordo con me che non si vede assolutamente niente. Cioè se io posso anche dare il mazzo da mescolare allo spettatore, ok? Quante volte vuole, come vuole, mi fa niente, lui può mescolarlo, me lo faccio tornare, gli dico guarda quando vuoi mi dici stop, ok? Stop, asso di quadri. È andata bene, no scherzo, ok? Quindi capite che è una cosa veramente forte, posso farlo proprio senza guardare, perché sono là tipo, guarda dai dimmi stop quando vuoi, ok? C'è anche se lo faccio davanti, non si rende conto, non si accorge. Quindi quello che viene fatto adesso, e questo sinceramente, cioè non è che l'ho inventato io non ho inventato nulla, cioè non l'ho mai visto da nessuna parte, però è una cosa che mi è venuta in me così in mente di fare, ed è potentissima, secondo me è facilissima da fare, e il concetto è molto più facile del second, perché qua in verità devo solo trattenere la prima, dopo posso prendere 5, 10, 1, 7, cioè prendo quelle che vengono. Cioè devo solo tenere premuto il pollice sulla prima carta. Ok? Quindi facendo la faccia in alto, guarda, quando vuoi mi dici stop. Stop. Ok? Quindi questo secondo me è veramente una bomba a mano. E per andare si potrebbe anche fare questo controllo distribuendo più second prima di buttare tutte sopra. Sì, cioè non è necessario, ma sì. Cioè, spesso tendiamo comunque a voler fare, cioè ci facciamo le classiche pippe da mago, ok? Perché tendiamo, cioè vogliamo sviare il più possibile la persona, ma in verità la persona non ha idea di quello che stiamo facendo. Cioè la persona non conosce la nostra materia, cioè non sa. Cioè anche un break, cioè un classico break, cioè un'arma, una delle armi più potenti che abbiamo, cioè, solo che visto che sembra facile, una delle prime cose che impariamo magari non diamo troppa importanza, però per una persona normale, nel momento in cui prendo una carta,
tipo il 7 di picche, ok? La rimette appunto nel mazzo e noi ci mettiamo sopra le carte, per lui è persa. Cioè non è pensabile che noi sappiamo dove si trovi la carta, ok? Quindi se anche dopo 5 minuti dico, guarda, facciamo così, proverò a ritrovare la tua carta. Ma stai ben attento, cioè non è impensabile che lui sappia, quindi non fatevi, cioè spesso tendiamo a voler mettere, ma anch'io mi tiro dentro, a voler mettere cose, ma in verità più togliamo e più creiamo magia. Cioè dal mio personale punto di vista, cioè immaginate che un conto è, io prendo una carta, la metto da qualche parte nel mazzo, ok? E dopo faccio dei tagli, mescolo, indifferente. E io la carta sì l'ho controllata in cima, però comunque ho mosso le carte. Cioè l'ho toccato, l'ho tagliato. Per quanto sia impossibile pensare che per uno spettatore tu abbia il controllo di una carta, immaginate il fatto che la carta venga e cioè venga messa, prendiamo un'altra carta, quindi prendiamo il 9 di quadri e veramente se lo mette in mezzo al mazzo, ok? E stavolta senza toccare niente, senza mescolare, senza tagliare, arriva in cima, ok? Capite che secondo me è molto più magico, ma qua ho tolto, non ho aggiunto. Però non è che questo è giusto e l'altro è sbagliato, ma poi appunto ripeto, dipende dalle situazioni, da mille cose. Geniale, bomba, bello. Lo puoi spiegare nuovamente che non ho capito bene, per favore, adesso lo vediamo. La live rimane sul canale, sì. Ciao Landry. Quindi capite che, tornando al discorso di prima, sì, io posso anche prendere una carta, 7 di fiori, e dire guarda, lasciamo così qua. Sì, io comunque l'ho controllata in cima, però secondo me sinceramente non è necessario. Che dopo vuoi farlo come allenamento, ci sta tutto, ok? Con l'allenamento, cioè, lo fai semplicemente così, tum, 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 tum. Cioè, fatto in faccia in alto, tum, 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 tum. Ah, comunque mi sono dimenticato all'inizio, volevo ringraziare tutti quanti che sono arrivato a più di 1000 iscritti, che non è niente in verità, però per aver aperto il canale da praticamente un mese, e quindi grazie, comunque è tutto merito vostro, non avrei senso di esistere il canale senza di voi, quindi è il vostro canale, non è il mio canale, e quindi rivediamo che mi ha chiesto la tecnica, però come fai a controllare la carta sempre in cima? Dipende qua. Allora, abbiamo visto due metodi. Il primo, mi faccio dire stop, ok? Due di fiori, mentre la rigiro, alzo lo sguardo e dico ti piace o vuoi cambiarla? A prescindere, allora, se mi dice mi piace, la voglio tenere, faccio un second deal, quindi ho qua il due di fiori, lo tengo girato, metto la seconda, metto sopra e ho controllato la carta in cima, ok? E se mi dice tan, 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 due di quadri, ti piace o vuoi cambiarla? Voglio cambiarla, ok, e vado avanti, stessa cosa, due di picche, questa ti piace? Sì, ok, allora le lasciamo così da qualche parte del mazzo e io l'ho già controllata. Quindi questo è l'applicazione del second deal per controllare una carta. E il secondo controllo, cioè forzatura, che ho fatto invece è più facile anche del second deal stesso, perché il concetto è lo stesso, cioè la prima carta deve rimanere sempre sopra, però posso prendere quante carte voglio. Cioè vado così, guarda, quando vuoi mi dici stop e lui in qualsiasi momento mi dirà stop, anche se trovi quello stronzo che ti dice stop alla fine, ok, ti piace?
gliela dai, cioè nel senso, come dire, quindi veramente questa è una delle forzature che uso di più. Cioè in video uso solo questo, perché capita bene da sé che se io sono su, voi non mi conoscete, e ti dico, guarda, facciamo così, ti farò un gioco, ok? E dai, ti passo un po' di carte e tu quando vuoi mi dici stop, ok? Qua, re di quadri. Cioè, una persona normale, a parte che già sviene solo questa cosa qua, nel senso, ma non puoi immaginare. C'è già solo il fatto che dopo aver mescolato le carte abbia un controllo per una persona normale, non è normale. E in più sembra realmente che stai distribuendo le carte. Allora, mi saluti, ciao Abilash, mi consigli un libro avanzato, oddio, di libro di, cioè di cosa? Cioè, hai letto tutti i Card College comunque? E Magician, io in 7 mesi sono ancora 90 iscritti, però non mollare, continua, non desistere. Di magia, guarda, libri che vi consiglio, sicuramente i 5 punti della magia di Tamaritz, proprio dal punto di vista di psicologia, di gestione dello spettatore, secondo me è fighissimo. E boh, io ho anche preso, cioè, poi ripeto, dipende se vuoi giochi o vuoi tecniche. L'Ernaise, l'esperto del tavolo da gioco, secondo me, soprattutto per queste cose qua, le tecniche dei bari, i impalmaggi, false istituzioni, ci sta. E un canto magia semiautomatica di Dani, è figo. Grande Anthony. Lo potresti rispiegare per favore? E cosa? La tecnica del second push off, del controllo, del primo controllo, del secondo forzatura? Però è ovvio che voi potete fare comunque anche, cioè, usarlo come, cioè, anche per assolutamente la carta ambiziosa, cioè ci deve essere comunque misdirection, però io posso benissimo farlo anche in piedi un second deal, ok? Cioè io ti dico, guarda, prendiamo una carta tipo la donna di fiori, ok? È incredibile perché la donna dei fiori è la carta più ambiziosa del mazzo. Tutte le volte che la prendi e la metti in cima, lei sale. Però solo se schiocchi le dita, ok? E infatti sale. E tutte le volte che la prendi e la metti in mezzo al mazzo, basta schioccare le dita che lei sale, ok? Quindi qua anche posso fare un second e lei resta là. Quindi spingo, tanto qua sono coperto, prendo la seconda e la mette in mezzo, stando attento a non alzare troppo che cresce la carta sotto. Fra, rivediti il video. Che video, bro? È bellissima la live comunque, grazie. Potresti spiegare il push off second deal? Allora, si è andato un po' tardi, ma in velocità la vediamo. Pollice quasi sul bordo superiore della carta, che va a spingere quella prima porzione di polpastrello spingendo sul mazzo in maniera tale che appena l'altra parte del polpastrello tocca la carta, la seconda spinge tutte e due. Il medio, le mani sotto, le dita sotto, principalmente il medio ma anche l'anulare, una volta passate le due carte spingono verso l'alto in maniera tale che la terza non si possa muovere, ok? E semplicemente da qua, quando sono in questa posizione, la mano destra o comunque sul mancino la mano sinistra prende la carta sotto e il pollice tira la carta sopra. Ovviamente deve essere fatto col timing giusto, ok? Perché quello che rende il, diciamo, è il timing, cioè il fatto di tirare indietro la carta mentre prendo l'altra, cioè questo mi dà l'illusione che io prenda la prima carta, perché se tiro indietro troppo presto sono già qui. Se io tiro indietro troppo presto e prendo questa, capite che
non è reale. Quindi, tornando al discorso di prima, voi dovete guardare lo specchio, guardare come distribuite le carte nella situazione normale e cercare di essere il più identico possibile. Note, quello del commento non è da te. Ah, ok, da cosa partire per iniziare? 27 anni, so fare solo qualche miscuglio, però vorrei provare ad imparare a fare magia. Pensi posso iniziare anche a quest'età? Beh, io ho iniziato a 32, quindi direi di sì. E ovviamente il corso di Jack, a partire dalle basi trovi tutto. I Card College, sicuramente se cerchi un libro e credo... Cioè, i Card College sono un corso di magia vero e proprio, ok, quindi... A partire dalle basi, vedi le tecniche, i vari effetti e secondo le tecniche. E qual è il tuo mazzo di carte preferito? È sinceramente le Black Flower, così, per stare in tema. Però non colleziono carte, in verità. Che cos'altro faremo oggi? Allora, che cos'altro faremo oggi? Allora, facciamo così. Provate, adesso proviamo tutti assieme. Ok? Simulate di avere uno spettatore, ok? Quindi parlate proprio, come sono io che parlo con voi, voi parlate con me. E faremo un arcano. E tutti quanti faremo la 12ª carta. Quindi supponiamo che lo spettatore dica il numero 12. Quindi quello che faremo è... Quindi abituatevi anche proprio a parlare, anche quando siete soli, non avete paura. Cioè parlate, filmatevi, registratevi, riguardatevi. Ma non parlate dentro di voi, ma parlate, quello è il sottotesto, un'altra cosa, ma è l'edizione con le carte. Quindi, facciamo così, io ti passo un po' di carte quando vuoi mi dici stop, ok? E così facciamo una forzatura, anche se non serve per fare un Akan, però con questo facciamo la forzatura che vi ho spiegato prima. Lo faccio in su. Tan. Stop. Ok, per questa non è girata, quindi girerete la carta, chiederete allo spettatore, quindi alza lo sguardo, 9 di cuori, ti piace o vuoi cambiarla? Supponiamo che lui ci dirà ci piace, mi fa ok, guarda, lasceremo la carta qui da qualche parte in mezzo al mazzo, ok? E così la controllo in cima e poi chiederemo... facciamo così, dimmi il numero, quello che vuoi, però diciamo non troppo alto, sennò perdiamo troppo tempo, e supponiamo che ci dica il 12, e quindi faremo 12 second deal per controllare la carta. Quindi ricapitolando, forzeremo la carta come vi ho detto, stop, ok, indifferente che carta viene fuori, giriamo, parlate voi anche come me, 9 di fiori, ti piace o vuoi cambiarla? Mi piace, ok, guarda, lasceremo da qualche parte in mezzo al mazzo, se ti chiede di dirmi il numero, un numero non troppo alto, dai, 12, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9 di fiori, non 11, non 13, ok? Quindi proviamo e proviamo a farlo tutti assieme, ok? Tutti i passaggi, forzatura, controllo e Akan in 12ª posizione. Sono iscritto al corso di Jack da 7 mesi. Mi consiglieresti comunque di comprare i Card College? Cioè, non è necessario, ma cioè, io ce li ho, cioè, nel senso, una cosa non esclude l'altra, secondo me. Cioè, se uno dovesse scegliere tra investire solo nel libro o solo nel corso, il corso è molto meglio. Cioè, ti semplifica di molto la vita. Ok, però ripeto, una cosa non esclude l'altra. Il vantaggio del libro è che ti lascia libertà di interpretazione e magari far lavorare un po' di più la fantasia. E quindi ci siamo? Proviamo tutti quanti. Dai, 3, 2, 1, via. Allora, facciamo così: io ti passo così le carte. Tu quando vuoi mi dici stop, ok? Qua, ok. 10 di fiori, ti piace o vuoi cambiarla? Ok, guarda, lasceremo da qualche parte qui nel mazzo e adesso ti chiedo di dirmi un numero veramente quello che vuoi, non troppo alto, dai, se non perdiamo troppo tempo, però 12, sicura? 12, guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, che carta era la tua? 10 di fiori.
Ce l'avete fatta? Prendo un sorso d'acqua. Siete riusciti a fare controllo, forzatura, controllo e Hakan? Adesso lo riproviamo, eh. Aspettiamo un attimo che finiscano tutti. Dopo ragazzi vi chiedo se avete piacere comunque di lasciare un like a questa live, anche altri video, lasciate un commento, aiutatemi a crescere, condividere video, post e quant'altro. Dai, riproviamo, molto lentamente ma ci sono riuscito, assolutamente va benissimo, cioè non sei qua che devi essere veloce, devi usare i tuoi tempi che ti permettono di riuscire a eseguire la tecnica in maniera corretta, può essere veramente anche a un'all'ora, la velocità viene da sola dopo. Come nel pass, tutti si concentrano a fare il pass velocissimo, però in verità non è questo che rende il pass invisibile, il pass deve essere impercettibile. Dai, proviamo di nuovo. Allora, facciamo così. Innanzitutto mescolo le carte. E io adesso ti passerò così un po' di carte e tu quando vuoi mi dici stop, ok? Vai. Qua? Sicura? Ok. E 6 di fiori, bella carta. E 6 di fiori, ti piace o vuoi cambiarla? Ti piace? Ok, guarda, la lasceremo da qualche parte nel mazzo. Adesso ti chiedo gentilmente di dirmi un numero. Un numero, quello che vuoi, non troppo alto. Se non perdiamo troppo tempo. 12? 12. Ok, guarda, che carta è la tua? 6 di fiori. 6 di fiori, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 di fiori. Very, very good. Ciao, ho comprato un mazzo di carte apparentemente falso e devo ricomprare un altro. Cosa mi consigli? Oddio, cosa vuol dire apparentemente falso? Io uso solo le Bicycle Supreme Line di base per esibirmi, tra virgolette. Ce l'avete fatta? Riproviamo ancora una volta, stessa cosa. Bene, allora io passerò così un po' di carte, quando voi mi dici stop, qua, 3 di picche, ti piace o vuoi cambiarle? Ti piace? Ok, guarda, lasceremo più o meno in mezzo al mazzo e adesso ti chiedo di dirmi un numero, 12, sicura? 12, 3 di picche 12, guarda, molto lentamente, conta con me, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 di picche. Sì, sta pian piano venendo. Dai, sono contento, mi fa piacere che per molti di voi comunque state migliorando. Prendi una carta, gira. La metti là sotto, chiede all'ispettore di prendere un'altra carta mentre lo guarda, gira il mazzo e la carta deve girare. Non ho capito cosa, prendi una carta, girala, mettila sotto, chiede all'ispettore di prendere una carta mentre lo guarda, gira il mazzo. Sì, è per far girare una carta. Sì, ma cosa c'entra adesso questa cosa qua? E comunque sì, c'è un gioco, si può fare, sì. Ancora una volta, stavolta più difficile la controlleremo, ce la controlleremo, faremo, lo spettatore dirà il numero 16, quindi sempre più difficile, ok? Quindi, forzatura, controllo, Hakan. Quindi, quando vuoi, mi dici stop. Qua.
Ok. E se di fiore ti piace, vuoi cambiarla? Ti piace? Ok, guarda, la lasceremo da qualche parte nel mazzo. E se chiedi dirmi un numero, quello che vuoi, 16, sicura? 6 di fiori, 16esima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 6 di fiori. Questo è un falso miscuglio totale. Truffle Shuffle 2.0. A 10 mi devo fermare per sistemare le carte. Vabbè, non è un problema. Ti fermi, le sistemi e continui. Cioè, ripeto, questo vuole essere un allenamento. Cioè, non dovete dimostrare niente a nessuno, se non a voi stessi, di dedicare tempo per migliorarvi. Ma non siete davanti a uno spettatore, a un pubblico, quindi adesso non fate, se alla decima ti fermi e ricominci e cerca di capire perché alla decima, se è sempre alla decima, perché magari piuttosto puoi usare un'astuzia, sai che è sempre alla decima perché magari perdi un pochino il pollice, inizia a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, che non hai detto. Quindi ti fermi, giustifichi il fermarti con una domanda, alzi lo sguardo, intanto te risistemi con le mani, se, ah ok, 8, 9 e continui, ok? Per cui dico, non state a fissarvi ma cercate di ragionare a quello che fate e semplicemente giustificare tutte le mosse che fate, ok? Perché come il pass. Cioè, il pass, tanti si dicono figo da video, il pass come color change, eccetera, però il pass per me è questo. Guarda, e tu, anzi no, tu dimmi una cosa, e qua ho fatto il pass, è giustificato da un'azione, da una domanda, e passa totalmente inosservata rispetto a mettermi là e fare un salto, creare tensione, eccetera, eccetera, eccetera. Da dove ho imparato a fare magia? Ho iniziato col Care College, dopo ho iniziato a fare lezioni con Jack e non c'era ancora il corso di magia quando ho iniziato io a studiare e boh, dopo comunque sono iscritto anch'io al corso, e comunque non si smette mai di imparare, anzi, e diciamo che tutte le fonti possibili e immaginabili cerco di, cioè sono come una spugna, cerco di imparare da qualsiasi cosa. E fatemi pensare un attimo cosa si potrebbe fare, però boh, di base queste sono le principali applicazioni, cioè il controllo e forzatura e come giochi di base l'Hakan, ok? Cioè, si potrebbe anche dire senza voler usare una doppia, cioè alla fine voi dovete ragionare che fare un second potrebbe essere un'alternativa a una doppia presa. Cioè, se io dico 5 di cuori che vado a lasciare sul tavolo, ok? E il 5 di cuori qua. O che dico il 5 di cuori che andremo a lasciare sul tavolo e il 5 di cuori qua. Cioè, alla fine è la stessa cosa. Cioè, quello che ho fatto, cioè, ho avuto lo stesso risultato con due mosse differenti, quindi viene da sé che dopo posso trovare io la giusta applicazione, però per dire, non so, posso dare da mescolare le carte allo spettatore, cioè, sto improvvisando, mescola, tan, mi faccio dare il mazzo, gli faccio scegliere una carta, tipo questa, il re di fiori, ti piace o vuoi cambiarla? Ti piace? Ok, facciamo così, il re di fiori lo teniamo qua e adesso proveremo a fare una cosa. Prenderemo un'altra carta, ok? Tipo il 4 di fiori, che andrò a lasciare così sul tavolo. Anzi, mettici il dito sopra in modo che non possa fare
niente, ok? La cosa curiosa è che invece basta prendere questa carta, fare un piccolo gesto magico che sale in cima. La cosa assurda è che basta soffiare per scambiarla con quella che è sotto il dito. Cioè alla fine ho fatto un gioco, che tra l'altro non è assolutamente un gioco simile o comunque c'è nel Card College, e utilizzando il second deal all'inizio e la doppia presa come seconda cosa, potrò fare tutte e due con la doppia presa, ma ripeto, per quello più cose so e più comunque mi torneranno utili e mi permetteranno di uscire anche in situazioni di difficoltà. Perché preferire una tecnica rispetto all'altra? Ma infatti non va preferita una rispetto all'altra. Cioè dipende dalle situazioni, dal contesto. Cioè se fai magia in monitor, cioè uso quasi sempre il second deal, perché comunque cioè, sono totalmente coperto, cioè non ho nessun modo di vedere. Mentre una doppia è ovvio che è diverso, perché una doppia comunque tu la puoi far vedere e cambia, ok? Però anche là deve essere giustificato, che l'importante è che nella memoria dello spettatore la carta sia cambiata qua, non qua. Perché se dico guarda il jack di cuori che diventa il 7 di cuori, sì, figo, però comunque è cambiato qua. Se io ti dico guarda prendiamo la carta il jack di cuori e questo addirittura lo metto via, intanto parlo, cioè per lo spettatore la carta è sempre stata qua, o almeno quello che cerca di creare è che nella memoria dello spettatore ci sia questo ricordo, perché ricordatevi che nel 90% dei casi voi fate una magia a un vostro amico o qualsiasi persona e il ricordo che lì nella sua testa non è quello che realmente è accaduto nel gioco, perché quello crea la magia, cioè probabilmente lui, cioè se tu gli fai una carta ambiziosa una e lo spiega, no, cioè non puoi capire, cioè io mi ho fatto scegliere una carta, la prendeva, la metteva in centro e saliva, cioè tutte le volte che la prendeva e la metteva in mezzo saliva, cioè assurdo, e tutte le volte andava avanti così all'infinito a mettere la carta nel mazzo e saliva, ma solo se schioccava le dita, cioè se non schioccava le dita non succedeva niente, però schioccava le dita e saliva, e andava avanti così all'infinito, metterla dentro, schioccava le dita e saliva, ok? Capite che è un'altra cosa, e continuava, cioè il 7 di fiori che lo lasciava nel mazzo e saliva, cioè addirittura me l'ha fatto di faccia, ha messo il 7 di fiori così di faccia nel mazzo, ci ha lasciato il mazzo sul tavolo e passando solo le mani il 7 di fiori è flashato, il 7 di fiori è salito in cima, cioè capite, cioè adesso lo sto facendo come questa è la ricordo dello spettatore, cioè dello spettatore non è esistita una doppia presa, non è esistita, quindi era semplicemente sta carta che continuava a tornare su, quindi è importante quello che noi cerchiamo di creare nella testa dello spettatore. Dopo è ovvio che appunto se lavori in piedi, lavori al tavolo, ci lavori, ti esibisci e cambia, ma devi usare semplicemente quello che ti è più fine al tuo scopo, che ti viene meglio, che ti trovi più a tuo agio, eccetera eccetera eccetera. Puoi fare cardistry? Assolutamente no, cioè, mi piace da vedere ma non lo farò mai, cioè una cosa, cioè non ho niente contro chi la fa, però è una cosa abbastanza inutile, cioè, è bella fino a se stessa da vedere ma non ha nessuna utilità, ecco. E provare il second turn, esempio video dal vivo con persone intorno, esatto, allontanare sempre il luogo dove avviene la magia, allontanare sempre il luogo dove avviene la magia, poi se aggiungi un po' di dialogo per lo spettatore la carta cambia proprio lì, esatto. Se conti di fare una magia, quale gioco faresti per prima, perché? Bella domanda, dipende dalla situazione, diciamo se una persona mi ferma per strada a caso, di solito c'è una magia proprio veloce e gli chiedo, avete mai fatto un viaggio indietro nel tempo? E secondo voi è possibile fare un viaggio indietro nel tempo? Ah, voglio provare a fare un test. Immagina di prendere una carta, tipo il 3 di picche, e andare a lasciarla da qualche parte nel mazzo, ok?
Sei d'accordo con me che per quanto i pochi secondi siano passati, ma sono passati, quindi saranno passati una decina di secondi, più parliamo più secondi passano, quindi un po' di tempo è passato. Quindi se io prendessi un'altra carta, tipo il 3 di cuori, e mettessi anche questa in mezzo al mazzo, sarebbe passato ancora un po' di tempo. Però se io fossi in grado di tornare indietro nel tempo, allora qui avremo il 3 di picche e qui nuovamente il 3 di cuori. Questa è una magia che per noi maghi è semplicissima, cioè sono due doppie prese, ma per una persona normale è un miracolo, cioè sviene. Ed è un gioco secondo me molto forte che fai in anche un minuto. E... ragazzi, allora mancano 10 minuti. Abbiamo parlato ben 1 ora e 20 del push-off second deal e tutte le varie applicazioni. E useremo questi ultimi 10 minuti magari per fare due giochini, sempre a modo di allenamento, perché questo è un allenamento anche per me, cioè non sono arrivato da nessuna parte, quindi che sia il push-off, che sia che provo a fare un gioco, cioè anche se sbaglio e flescio, chi se fut, cioè siamo qua per imparare, per crescere assieme, per studiare. E quindi, giochine e giochine. Allora, potremmo fare una cosa di questo genere. Allora, facciamo così. Allora, vi farò un gioco che in parte provo a utilizzare anche le cose che abbiamo visto assieme. Mi servirà che interagite un po' scrivendo. Allora, facciamo così. E prima di iniziare le carte, cioè prima di iniziare le carte, prima di iniziare il gioco, prenderò una carta tipo previsione che la metterò, guarda, qui sul tavolo. Ok? Servirà dopo. E le carte ovviamente possono essere mescolate. E adesso chiederò allo spettatore di scegliere una carta, ok? Una carta qualsiasi, che la guarda e la ricorda. Ce l'avete? Ok? E se la lascia da qualche parte nel mazzo. Adesso mescolerò il mazzo in modo da non avere nessun riferimento sulla vostra carta. E adesso entrate in gioco voi, potete aiutarmi, dovete interagire. Proverò a trovare, supponete che abbia uno spettatore davanti, a trovare la vostra carta in base a quello che voi nominerete. Cioè mi spiego, sono più chiaro. Tra un attimo ti chiederò di dirmi qual è la tua carta, ok? Ma dovrai mentire, ok? Dovrai nominarne un'altra. Quindi per la prima volta vediamo il primo spettatore che risponde, ok? Che carta era? Ma non dovete dire la carta vera, ma dovete mentire. Ok? Nominatene un'altra, una qualsiasi, e in base a quello che mentirete, io proverò a indovinare la vostra carta che non posso sapere in nessuna maniera. 8 di cuori. 8 di cuori. Guarda, secondo me sono indeciso tra due carte. Non so se è questa o questa. No, secondo me è più questa. Sì. Per la prima volta, che carta era la vostra? Tre di cuori. Ah, sei di cuori. Sei di cuori era la vostra carta. Sei di cuori. Però sapete qual è la cosa curiosa? Vi ricordate che io avevo messo una carta qui sul tavolo fin dal principio, ok? E voi avete mentito dicendo, cosa avete detto? Il 3 di cuori. No, l'8 di picche. No, aspetta che mi sono perso.
Perché non vedo più i commenti? Mi sentite? Non vedo più i commenti. Che carta avevate mentito? Non mi ricordo più. Perché ci sono troppi... Ci sono troppi... Ah no, l'otto di picche era prima qua. Ok, sì sì no, l'otto di picche. Quindi vi ricordate avete mentito con una carta che Riccardo Donofrio ha detto 8 di picche e io non potevo sapere in nessuna maniera che avrebbe mentito dicendo l'otto di picche. Ovviamente in video questo gioco è, cioè, va fatto con lo spettatore, cioè abbia un che fosse interagire. Però questo è un gioco secondo me molto figo che faccio spesso. Ah ecco, messaggi non tra mille volte in ritardo, adesso si è caricato. Si era 8 di picche, 8 di cuori, boh vabbè, non ha importanza. Vabbè, l'importante è capire. Adesso finisco, 5 minuti. Avevamo detto 8 di cuori, boh, vabbè, ma non è importante, tanto cuori qui siamo per allenarsi. Però questo è un gioco molto figo. Voi fate scegliere una carta spettatore che in teoria non conoscete, che gli forzate e dopo, oltre a ritrovare la carta in tasca, l'ho lasciata qua, avete la carta scelta dallo, pensata, nominata, mentita dallo spettatore. Bene, per concludere, va bene la strada maestra della cartomagia per iniziare, sinceramente non l'ho letto. Più cose leggi, meglio è di base. Allora, avete desiderio di un gioco? Ditemi un numero. Sette. Allora, proviamo a fare una cosa. E visto che Abilash mi ha detto il numero 7, e proviamo a fare una cosa. Allora, prenderemo una carta a caso, ok? Cioè, aspettami, dice stop quando vuole. Si prende una carta, tipo l'asso di picche, ok? E se la lascia da qualche parte nel mazzo. Poteva scegliere qualsiasi carta, ha detto il numero 7, però avrei potuto fare qualcosa qua. Sarebbe incredibile se in un mazzo totalmente a caso, ancora le 4 carte extra, alla settima carta, 2, 3, 4, 5, 6, trovassi proprio l'asso di picche. Questo è un hack impossibile. Figo, no? Bene, raga, allora... E dove la scatola? Facciamo così, per chiudere in bellezza, I don't remember, visto che è un allenamento anche per me, è uno dei miei giochi preferiti da vedere, da fare, no? Perché non sono così bravo. Allora, per prima cosa si sceglie una carta qualsiasi, tipo questa, 8 di quadri. 8 di quadri che si va a lasciare da qualche parte nel mazzo, ok? Si taglia e si mescola. Però, no, ho sbagliato. No, non mi ricordo mai come si fa questo gioco. No, facciamo così, prendiamo un'altra carta, una qualsiasi, tipo questa. L'8 di quadri, questa è bella, sì sì, 8 di quadri mi piace. Allora, facciamo così. Questo è il gioco della carta nella scatolina, però... Ah sì, effettivamente non mi ho fatto controllare la scatolina.
Aspetta, qua c'è una carta che non c'entra. L'importante è controllare che la scatolina sia vuota. Ok? Guarda, andremo a lasciarla qui sul tavolo. E adesso vi spiego, non mi ricordo mai come si fa sto gioco. Non mi ricordo mai se la carta andava lasciata sul tavolo o sul mazzo. Secondo me era sul tavolo. No, era sul mazzo. No, perché c'è chi dice che andava lasciata sul tavolo, c'è chi dice che andava lasciata sul mazzo. Secondo me si lasciava sul tavolo. Sì, sul tavolo, vado a prendere un'altra carta. Ma no, era sul mazzo. No, aspetta, forse lasciavano più carte sul tavolo. No, era sul mazzo. Non era... Ci sono, adesso mi ricordo. Si prendeva la carta e se la lasciava da qualche parte nel mazzo, circa in centro, e si mescolava. Si mescolava in modo che io non possa sapere in nessuna maniera dove si trovi la carta. Ok? Qui ho detto, ma no, non è possibile. Io l'ho vista in cima. Qualcuno mi ha detto, ma no, non è possibile, come in cima? No, qualcuno mi ha detto addirittura, guarda, io l'ho vista circa metà. Ma non metà qua. Qualcuno addirittura mi ha detto, ma no, non è possibile, è sempre stata sul tavolo. Ma no, dai. Ma scusa, secondo voi a questo punto una carta va lasciata sul tavolo o sul mazzo? Adesso mi ricordo. Questo era il gioco della carta nella scatolina. Quindi non può essere né nelle carte sul tavolo e neanche nel mazzo, perché è sempre stata dentro la scatolina. I don't remember. Mamma mia, che casino sto gioco, ragazzi. E to bellissimo, bello, grande. E no, troppo figo, sei bravissimo. Ok, ma spettacolo, GG, bello. Raga, siamo stati un'ora e mezza. E io vi ringrazio per essere stati qui con me ad allenarvi con me. Spero vi siate divertiti, spero abbiate apprezzato questa mia iniziativa che ho proposto a Jack e lui ha accolto, e per i corsisti e non solo, per chiunque voglia partecipare. E io vi chiedo di, se avete piacere, lasciate un like, lasciate un commento, aiutatemi a crescere il canale, quindi condividete i video e basta. Vi mando un bacio e un abbraccio. E ci vedremo molto presto. Se non avete ancora visto il tutorial che è uscito oggi, andate a vederlo, con Sbar, Hide, Jack. Un gioco molto figo. E martedì uscirà un video extra che sono delle reaction su Omegle col mazzo invisibile. Quindi non perdetelo, perché sarà da ridere. E giovedì, ovviamente, Card College step by step. E prossima domenica, tutorial. Vi aggiorno sulle prossime live. Vi mando un bacio e un abbraccio, vi auguro una buona serata, una buona domenica. Ciao ragazzi!